Eccolo. Collegamento da Piazza del Campo, primo palio da sindaco per Luigi De Mossi. Buongiorno signor sindaco, qual è l'emozione di essere sul tuffo, di calcarlo come primo cittadino? Ma è un'emozione certamente grande per un senese, anche per un contradaiolo, è stata una rincorsa assolutamente fantastica. Devo dire che è un palio, come tutti i pagli del resto, estremamente complesso, estremamente una lettura anche abbastanza complicata per tutti, per voi che fate ovviamente il vostro egregio lavoro di stampa e anche ovviamente per tutti i contradaioli. Abbiamo sei rivali in campo, è un palio incerto e straordinario come sempre. È vero, qui ragioniamo un po' anche da sinistra, effettivamente è venuto fuori un palio fin dal 29 con delle, esuliamo un po', no, dagli argomenti sempre formali, è stato un palio che è tornato un po' alla vecchia maniera, no? Quindi le monte che si sono chiuse tardi, c'è stata una serie di cose che hanno fatto riassaporare forse il gusto, no? Delle... Sì, era anche fra l'altro un auspicio che avevo dato di tornare un po' al palio. Io quando sento cantare, quando sento anche qualche sfottò, secondo me è il palio, è l'essenza del palio. Ovviamente bisogna stare attenti perché i tempi cambiano, la sicurezza è fondamentale, abbiamo delle forze dell'ordine straordinariamente sensibili, nel senso che hanno capito lo spirito della festa e sanno come fare. Abbiamo una polizia municipale che sa quando intervenire, quindi diciamo che ognuno nel proprio ambito, ognuno nell'ambito delle proprie responsabilità, comprese quelle dei contradaioli, mi pare che questa festa abbia ancora una volta assunto quella dimensione straordinariamente nazional-popolare, per usare un'espressione gramsciana, che abbiamo sempre condiviso. Parliamo proprio di sicurezza perché negli ultimi anni, per ovvi motivi, Siena non può esulare insomma, dalla questione della sicurezza di cui parliamo a livello nazionale e mondiale, quindi anche il palio è un po', tra virgolette, usiamo un termine forte, rinchiuso entro certe gabbie, ma questo si ritiene necessario. Con sei rivali in campo stasera, quanto secondo lei può essere difficile anche contenere questa cosa? Ma guardi, tutto dipende da come si svolge il palio, come sappiamo ovviamente, perché può succedere che le rivalità si accendano, può succedere anche che non succeda nulla, perché non è che i contradaioli si accendono per una casualità o per una scelta determinata da fattori eterogenei. I contradaioli valutano dall'alto, mi permetto di dire, della loro competenza quello che succede, quindi dipenderà moltissimo da quello che succede, non è che c'è un copione predefinito, questa sera si recita a soggetto per così dire. E speriamo che vada tutto bene, insomma che sia un palio tranquillo ovviamente. Allora, dicevamo, parliamo ancora di sicurezza, parliamo di quelli che sono i dispiegamenti di forze nella piazza, anche perché è previsto l'arrivo non solo del ministro dell'interno Salvini ma di tutta una serie di altre personalità, da Gasparri alla Carfagna, insomma ci sono tanti ospiti illustri, quindi ci sarà ancora più attenzione. C'è stato un coordinamento eccezionale a livello di questura di prefettura, a livello di vigili del fuoco, a livello di tutte le autorità, a livello ovviamente della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, quindi devo dire stiamo parlando di eccellenze assolute, eccellenze sensibili, nel senso che sono persone che conoscono profondamente il nostro territorio e sanno come usare e come anche utilizzare la sicurezza. Nel senso riescono a darci una città sicura senza essere invasivi. Questo credo sia un ringraziamento che noi dobbiamo fare a tutte le forze dell'ordine, nessuna esclusa, perché hanno fatto in maniera, devo dire, eccezionale il loro compito. È ovvio che ci saranno delle attenzioni particolari, di questo però non ne vorrei parlare, non per mancanza di rispetto alla stampa, ma perché la sicurezza è anche qualcosa che si declina con segretezza. Certo, ovviamente. Parliamo stasera di palio, tra qualche giorno ci sarà anche la giunta, ci sarà ovviamente il consiglio comunale, la figura dell'assessore al palio, questa sera cioè, si prenderanno poi le relazioni dei deputati della festa ovviamente eccetera, poi? E poi io ho questi incombenti molto stretti, ho già detto che pure in maniera ridotta cercherò di incontrare i cittadini per avere delle indicazioni sui profili, poi avrò degli incontri ovviamente con la mia maggioranza, ci saranno le nomine, quindi sarà un susseguirsi di eventi, compresa anche la lettura e valutazione
della relazione dei deputati della festa. Ora, sinceramente la tempistica non ve la so dire perché capite bene qual è la mia situazione in questo momento, sono totalmente solo, non perché sono stato lasciato solo, ma perché i tempi tecnici della legge non consentivano di fare diversamente. Quindi da questo punto di vista non so darvi una risposta in ordine anche alle eventuali decisioni in termini di palio, però quello che è certo è che rispetteremo i tempi per quanto riguarda tutto quanto, e ovviamente una volta poi partiti la macchina si metterà a moto e sarà una condivisione collegiale della nostra amministrazione. Salve.